E da Locri ci spostiamo a Praia a Mare, che ha reso omaggio alla sua storia ricordando gli amministratori, dall'istituzione del comune autonomo fino ad oggi. Da frazione di Aieta a sviluppato centro turistico. Vediamo. Praia a Mare, la sua storia, l'evoluzione della vita sociale e amministrativa del centro dell'Alto Tirreno Cosentino, da frazione di Aieta a comune autonomo istituito nel 1928. L'amministrazione comunale ha voluto ripercorrere le pagine del suo divenire storico con due giornate di iniziative dal titolo Memorie da ricordare. È stato un video con immagini suggestive e rare a ripercorrerne la storia. Praia con la sua Grotta della Madonna, dagli interessanti ritrovamenti archeologici a luogo sacro, meta di pellegrinaggi in onore della Vergine. L'Isola Dino, simbolo della cittadina turistica, e poi le fabbriche tessili con l'arrivo delle maestranze del nord e lo sviluppo di un'economia industriale impiegatizia. Gli alberghi, le attività ricettive, lo sviluppo del turismo. Un excursus tracciato dallo storico Giovanni Celico. Nella due giorni di iniziative voluta dal sindaco Antonio Praticò, un'importante pagina è stata dedicata agli amministratori di Praia a Mare, dall'autonomia ad oggi, con una mostra fotografica nel Palazzo Comunale. Un modo come rafforzare il senso di identità di un comune giovane e ripercorrere la sua antica storia per guardare al futuro.